Il 4 dicembre sarà una giornata particolare, come racconta il titolo del confronto voluto dalla FISAC CGIL di Siena, incontro fra le ragioni dei sì e dei no al referendum. Una giornata che col voto designerà o meno il cambiamento di parte della nostra Costituzione. L'impegno della CGIL affinché la democrazia non esca indebolita e continui a vivere la spinge a dire no. La CGIL ha scelto in maniera molto netta il no, perché pensa che insomma, la Costituzione debba essere trattata con molto più riguardo e soprattutto con molta più attenzione, e soprattutto quello che preoccupa è l'abbinamento con una legge elettorale ipermaggioritaria, quindi l'abbinamento fra indebolimento dei poteri di controllo e legge elettorale maggioritaria crea veramente il rischio di una semplificazione della democrazia, diciamo, di un indebolimento della democrazia. Dunque l'accentramento del potere, questa è una delle grandi preoccupazioni anche per la CGIL, che inizialmente avrebbe voluto poter rivedere qualcosa, perlomeno la seconda parte della Costituzione, però questo è un elemento che, come dire, fa dire no. Ma è la ragione per la quale da giugno, in cui abbiamo assunto un primo punto di vista critico con un giudizio complessivamente negativo sulla riforma, e poi siamo arrivati ai primi di settembre a un appello per il no, perché avevamo immaginato che fosse possibile correggere, cambiare, correggere ciò che ci sembra una riforma più che complessa, pasticciata, in cui si confondono poteri più che semplificare. Vale per tutta l'articolo 70 sul Senato e il passaggio dall'idea che fa parte un po' dell'antipolitica via i politici, meno politici, al fatto che questo Senato così pasticciato dovrebbe addirittura decidere sui trattati europei internazionali, rischiando di bloccare il Paese e le due Camere, altro che semplificare. Dall'altro effettivamente un intreccio con la legge elettorale, di cui piaccia o no, per poter modificare una legge elettorale non buona, bisogna contrastare la riforma. Per questa ragione scegliamo il no, e fermo restando che non partecipiamo ai comitati per il no, il nostro è un impegno a difesa della democrazia e delle libertà, sapendo che il giorno dopo i problemi che avevamo il giorno prima ci sono tutti, e poter ragionare sulla nostra Costituzione è una cosa importante per tutti noi. Quali sono le ragioni del sì? Personalmente io credo che siamo arrivati a un momento in cui va fatto un po' un ritocco alla nostra Costituzione, e credo soprattutto il fatto delle ragioni del sì che io vedo principali sono due. Una è la velocità, che passando solamente per una Camera tutta una serie di provvedimenti, anche la fiducia, darebbero al nostro Paese, e poi quello della ridisegnare le competenze Regione-Stato, che sicuramente è un grosso problema, soprattutto per la certezza del diritto in Italia, che non si sa mai come funzionano le cose, soprattutto su elementi importanti come possono essere l'energia, come possono essere tutta una serie di fattori che da regione a regione sono trattati in maniera diversa, e soprattutto non c'è chiarezza su chi poi alla fine è l'ultimo ente decisore. La mia opinione è no, ma è no per una ragione profonda, perché adesso, senza entrare nei dettagli, ma quando si pone un quesito, volete la riduzione delle poltrone, e si chiamano poltrone le istituzioni democratiche, in una fase in cui è già grave la delegittimazione delle istituzioni democratiche, la crisi dei partiti politici, il venir meno della partecipazione della gente, beh, vuol dire una cosa molto irresponsabile, vuol dire deteriorare ulteriormente il tessuto democratico del Paese invece che di ricercare di ricostruirlo. Questa, al di là di ogni altra cosa, è la ragione principale del no.